A questo punto dobbiamo fare una cosa molto semplice. Intanto ho spazzolato con la spazzola d'acciaio i vecchi punti che ho dato prima per fissare il tubo. Adesso che cosa faccio? Chi salda con la saldatrice a elettrodo sa che quando si salda comunque schizza, c'è sempre un po' di materiale che schizza via e che quindi poi va a intaccare il metallo intorno. Io semplicemente ho fatto una cosa molto semplice, ho incartato per benino, come possiamo vedere, con della carta argentata i due pezzi e ho lasciato semplicemente al centro, eccola qui. Senza la carta, semplicemente il filo dove noi andremo poi, il filo di saldatura, ecco, dove noi andremo ad eseguire la saldatura, che ricordo eseguiremo a punti perché altrimenti andrebbe a fondere il metallo. Allora, ragazzi, ecco qui come sta avvenendo il lavoro. In pratica io ho fatto la saldatura a punti, dopodiché ho passato sopra, eccola qui, la spazzola metallica. E sui punti dove non ha preso la saldatura, semplicemente ne ho rifatto un'altra e poi rispazzolato e così via, fino a quando in pratica è venuto una bella saldatura. Dopodiché, come potete vedere qui, ho preso il flex con la mola, quella lì a sbavo, quello qui. In pratica è una mola un pochino, è un disco, ecco, è un disco un pochino più spesso che serve appunto per rifinire, per le sbavature, e ho iniziato in pratica a levigare tutto bene per benino fino ad ottenere questo risultato. E qui adesso continuerò qua davanti. Ed ecco qui il termine del lavoro. In pratica, dopo la saldatura, ho passato il flex con la mola, quella a smeriglio, dopodiché ho preso il tampone, questo qui di carta vetrata, l'ho sistemato sul flex e ho dato una bella lisciata dappertutto in modo che la saldatura è del tutto sparita. Adesso non ci rimane che rimontare il tutto. Allora, a questo punto abbiamo rimontato la nostra sonda lambda e dobbiamo rimontare il collettore, quindi tutto il collettore di scarico, tutto il tubo qui. Prima di effettuare questa operazione dobbiamo tenere a mente una cosa: dal momento che comunque abbiamo, anche se di poco, accorciato leggermente questa distanza qui, potrebbe succedere che quando andate a montare il tutto non abbiate difficoltà nell'imbocco qui, nell'imbocco col pezzo di tubo. Allora io che cosa ho fatto? La prima cosa, ho preso la fascetta che era qui, me la sono salita, eccola qui, l'ho sistemata qua sopra e l'ho fissata con un po' di carta di nastro per carrozzieri. Dopodiché ho preso un paio di queste, una zeppettina, eccola qui, e l'ho sistemata qui sotto in modo da spingere il tubo più verso, diciamo, verso avanti la moto, in modo che possa imboccare per benino il restante tubo e non avere problemi. La prima cosa allora da fare, iniziamo col montare il tubo qui, i tre scarichi qui davanti, quindi all'imbocco con il cilindro, e poi sistemiamo qui dietro. Quando inserirete il tubo qui giù, mi raccomando, ragazzi, questo tipo, questa guarnizione qui dovete abbassarla perché altrimenti durante l'imbocco potrebbe rompersi. Quindi la tenete abbassata e montate il tutto come iniziate a montare il tutto come vi ho detto prima. Ed ecco il nostro collettore di scarico finalmente montato. Un paio di piccole raccomandazioncine. Quando inizialmente andrete a tagliare, a segare con il flex o con la sega questo pezzo, mi raccomando, utilizzate una lama molto molto sottile, al massimo 1,5 mm. Questo perché se il pezzo si accorcia troppo, incontrerete difficoltà nell'avvitare poi questo bulloncino, perché potrebbe poi non combaciare con la filettatura dietro, perché con il dado dietro, perché poi si sposta tutto in avanti. Come possiamo vedere, abbiamo montato anche la valvola, e un'altra raccomandazione è proprio per la valvola. Per
Prima di smontarla, magari effettuate qualche fotografia in modo da rimontarla esattamente e quindi correttamente e non avere problemi. Continuiamo adesso col montare il radiatore. Una volta montato il radiatore, sistemato poi, strette le varie fascettine, inseriti poi i vari connettorini di plastica al loro posto come prima, dovete ricordarvi una cosa: dovete chiaramente ricordarvi di ricollegare la ventola di raffreddamento, perché questo è un errore molto frequente. Ci si scorda di questa operazione, poi con le conseguenze che noi sappiamo. A questo punto, rimontato il tutto, non ci rimane che passare al filtraggio del liquido refrigerante. E adesso vi faccio vedere come. Allora, filtrare il liquido refrigerante è un'operazione davvero molto molto semplice. In pratica non dovete far altro che prendere un bel imbuto come questo qua, molto molto capiente. Prendete un po' di ovatta, eccola lì, un po' di ovatta, la bagnate inizialmente nel liquido refrigerante, la mettete nell'imbuto, eccola qui, e ci versate appunto il liquido refrigerante. Vedrete che l'ovatta vi filtrerà tutte le impurità. Ed ecco qui in pratica, vediamo il liquido filtrato che scende attraverso la bottiglia. Questi sono vecchi vecchi ricordi di quando volavo con l'elicottero a scoppio, che noi filtravamo in pratica il metanolo prima di crearci la miscela. Ci vuole un pochino di tempo, ma alla fine il risultato è assicurato. Allora, il filtraggio è terminato e come possiamo vedere dalla sporcizia accumulata sull'ovatta, il nostro filtrino ha lavorato per benino. A questo punto dobbiamo riempire il radiatore con liquido refrigerante. La procedura è pienamente descritta nel manuale d'officina della moto. Tuttavia, io adesso vi insegno il mio metodo, però chiaramente non mi assumo alcuna responsabilità. Io mi sono trovato bene, non mi ha dato mai problemi e ora lo condivido con voi. Per prima cosa, io in pratica a terra sistemo, come potete vedere, una tavola di ponte su degli scalini e dopo ci salirò la moto. Salendo la moto sarà tipo come se fosse impennata. Dopodiché, chiaramente togliamo il tappo dal radiatore, ecco qui, il tappo dal rabocco principale, e toglieremo qui il tappo dallo sfiato. Saliamo la moto sulla rampetta, naturalmente vi fate aiutare da un amico, e iniziamo a riempire con il liquido refrigerante. Ad un certo punto vedrete che il liquido inizierà ad uscire dal tappo di sfiato, questo qui. Che cosa farete? Metterete in moto la moto. Una volta messa in moto la moto, vedrete che il liquido inizierà a scendere. Una volta che scende, iniziate a rabboccarlo sempre a moto, con la moto appunto in moto, fino a quando non riuscirà di nuovo dal tappino. A questo punto, sempre con la moto in moto, scusate il gioco di parole, chiuderete il tappo dello sfiato, questo, chiuderete quest'altro tappo principale, spegnerete la moto e in pratica poi la scenderete dalla rampetta. A questo punto, una volta scesa dalla rampetta, aspettate che si raffreddi e andate a controllare il livello del liquido refrigerante. La rimettete in moto e controllate che non vi siano perdite attraverso i vari tubi, attraverso i vari raccordi che abbiamo rimontato e stretto. E una volta fatto questo, poi la spegnete, controllate il liquido all'interno del vaso di espansione, che ricordo deve essere tra minimo e massimo. E fatto questo, insomma, potete rimontare le carene. E in pratica controllerete, quindi marcerete con la moto e controllerete, insomma, dopo qualche chilometro di nuovo il livello del liquido refrigerante attraverso qui, guardandolo nel tappo principale.